Saluto a tutti voi da iPhone Assist, scheda madre iPhone 4S. Problema? Contatto con liquidi. In questo caso è un contatto abbastanza minimo perché la cliente, anzi il marito è venuto della cliente, sembrerebbe che il telefono sia sul tavolo, un maledetto bicchiere d'acqua si è rovesciato e è andato a finire proprio dove stava il telefono. Il telefono piano piano ha cominciato a non funzionare. A noi tocca vedere dove sta il danno, ovvero io dico sempre cavallo vincente non si cambia, cioè se il telefono è a posto ma è un altro problema, non facciamo il trattamento ad ultrasuoni con l'acqua, ma facciamo qualche altra cosa sempre per recuperare il telefono. Andiamo a vedere insieme dove sta il problema su questa scheda, perché così, diciamo, di prima acchito sembra che sia perfetta, cioè pulitissima. Vediamo un attimino con il nostro microscopietto USB, lo trovate dappertutto, in vendita costa pochi soldi, però collegato al vostro computer vi permette di vedere ciò che a occhio nudo non riuscite a vedere. In questo caso andiamo ad analizzare dove potrebbe essere il problema e quindi risolverlo per ridare in mano alla cliente un telefono perfetto e diciamo nuovo, no? Come era prima. Allora, nel frattempo qui stiamo lavorando a tutta birra, c'è un telefono che si sta ripristinando. Noi adesso andiamo invece sul nostro microscopio per fare l'analisi di questa scheda. Allora, solleviamo un attimino la videocamera per vedere meglio. Ancora un po' in su, benissimo. Adesso giriamoci. Ok, cominciamo quindi l'analisi della parte alta di questo iPhone 4S. Allarghiamo la visuale così vediamo meglio. Voilà, ci siamo. Allora, eccoci qua. Dunque, guardiamo insieme. So, penso e spero che vedete bene. Questo qui è il connettore che sta vicino al wifi e non c'è ombra, come vedete, di ossido. Per la cronaca, questo è il connettore del LCD o anche display. Ci spostiamo un po' più a sinistra, connettore del touchscreen, e qui non c'è nulla. Quindi abbiamo alla destra il connettore LCD, poi abbiamo il connettore del touchscreen, non c'è nulla, è pulitissimo, è perfetto come mamma l'ha fatto. Andiamo adesso sul connettore della fotocamera posteriore, e anche questo non l'ha presa per niente l'acqua. Benissimo, ci spostiamo sul connettore di sotto, questo se non erro è quello di cuffie, no, questo qui è quello della fotocamera anteriore, dunque, anche qui non c'è ombra, poi questo è quello dell'accensione, quindi sensore di prossimità, eccetera, pure questo mi sembra perfetto, e questo qui è quello delle cuffie, anche qui non c'è ombra di ossido, quindi posso supporre che nella parte superiore non c'è nulla. Vediamo nella parte superiore di dietro, perché il circuito delle cuffie è rosso, perciò sto analizzando per prima la parte di sopra. Dovrebbe essere arrivata qui un po' di umidità, ma oh, strano il mondo, non vedo nada. Il sensore che sta in basso è bianco, quindi lì l'acqua anche non è arrivata. Dunque, qui non c'è. Niente. Qui all'interno pulito, perfetto, meglio di così. Questo telefono è veramente tenuto bene, signora. Complimenti. Ne ho visti alcuni che realmente dentro c'era il concime, si poteva mettere, che ne so, a coltivare qualcosa. Questo invece, qui c'è un po' di, non so, vedete questo filetto di polvere, ma niente di che. Non c'è ossido nemmeno qui. Scendiamo giù, niente, qui poi c'è il lettore di scheda SIM. Giriamoci, andiamo a vedere la parte centrale di questo iPhone. Guarda se si apre questo benedetto iPhone. Era già aperto, ma
Si è chiuso da sé. Vabbè, partiamo da sotto, va. Dunque, attacco della batteria. Perfetto, lo vorrei sempre vedere così. Vediamo questa parte, questa è la bobina del segnale della rete del 4S. Condensatore, non c'è niente nemmeno qua. C'è un po' di sporco, vedete appena appena qui, ma niente di che. Non c'è ossido. Le bobine stanno tutte dove devono stare. Non so, sto telefono non funziona proprio perché, come si chiama, la sfortuna. Perché guardate, anche qui è tutto perfetto. Tutto ok, tutto bene, anche qui dentro, meglio di così si muore, è perfettissimo. Vediamo se riusciamo ad aprire questa parte nera per vedere qua sotto. Era aperta, ma si è chiusa da sé. Beh, l'abbiamo aperta comunque. Dunque, vediamo qua dentro. Allora, boh, anche qui. Non c'è ombra di ossido, ma dove sarà? La parte di dietro e di sotto manca. Allora, scendiamo giù. Sotto qui c'era il lettore di SIM, vi ricordate? No, scendiamo qui. Eccolo, trovato. Sta qui su, caspita. Solo in quest'angolino. Lo vedete? Sì, questo qui. Eccolo qui. Adesso noi taglieremo la mascherina qui. Per poter vedere bene l'entità del danno, che cosa ha interessato. Vediamo se c'è ancora altro pure più giù. No, solo quel punticino. Caspita che sfiga, eh. Signora, possiamo dire che è veramente sfortuna? Vedete, non c'è nulla di nulla di nulla da nessuna parte. Si è andato solo a appoggiare qui. Adesso toglieremo la mascherina, pezzetto. Tanto non succede niente e vediamo che cosa ha interessato questo danno, contatto da liquidi. Allora, la parte interessata è questa, giusto? Riconoscete queste tronchesine? Per andarci precisi, non bisogna rovinare la scheda madre, ma togliere solo la parte di sopra. Quindi ci vuole la manina delicata, stile barbiere. Poi bisogna guardare il laterale, vedete, bisogna tagliare solo dove è aperto, quindi qui. Taglieremo qui, anche perché il danno è solo dietro questo quadratino. Quindi andremo a tagliare con precisione questa parte. Allora, quindi facciamo un piccolo taglietto qui con le nostre tronchese. Nel frattempo il telefono che ho messo a ripristinare pare che si sta ripristinando. Allora, iTunes non ha potuto connettersi perché si è verificato un timeout. Questo telefono fa di tutto, eh. C'è un timeout. Ha chiesto aiuto? Che ne so. Vabbè, poi vedremo da che dipende. Anche quel telefono che sto cercando di ripristinare, lì è un doppio danno. Contatto da liquidi e poi c'è un secondo danno. Indovinate che ha fatto? Ormai pare che parecchi telefoni che mandano a noi sia sempre lo stesso problema. Contatto con liquidi. Anche se ha detto il signor Nino, è un vecchio problema, comunque il problema sussiste. Tanto che vedete, timeout. Ed è rimasto, guardate come con la melina così, fermo. Ci sta pensando. Vabbè, noi penso che riusciremo a recuperarlo perché ho guardato anche quel telefono e dall'interno mi sembra che non vedo quasi nulla. Quando non c'è tanto ossido è sempre una buona notizia, no? Allora, stiamo cercando di togliere questa lamierina dalle scatole. Tronchesina e pazienza. Qui si è tagliato. Bisogna andare delicati, no? La rovesceremo piano piano così e poi taglieremo questo. Prendo, ecco qui, con questo penso che possiamo rovesciare piano piano. Eccolo qui che sta salendo. Qui è tagliato. No, non è completamente tagliato, quindi andiamo ancora a insistere per tagliare. Prendetevi tutto il tempo quando fate questi lavoretti, adesso è tagliato. Perché se fate un errore il telefono, eccolo qua, vedete? Adesso si è aperto, vedete il danno, già io lo vedo a occhio nudo,
bell'ossido che c'è qui. Ok, adesso siccome lì non ci arrivo con la tronchese perché è abbastanza nascosto, lo tagliuzziamo alla vecchia maniera, cioè così, vedete? Eccolo là. Quindi l'abbiamo fatto un taglio perfetto senza rovinare nulla. Signor Nino è stato comunque avvisato per quanto riguarda il suo telefono che c'era anche questo problema con l'ossido. Allora, vediamo un attimino, così già a occhio nudo si vede che c'è il danno, vedete? Sembrerebbero interessati dei piccoli componenti. E questo qui farà in modo. Aspita, eccolo, non avevo visto, c'è anche qui il danno, vedete? Qui dietro. Vi faccio vedere con il nostro USB. USB. Allora, andiamo sopra per vedere. Dunque, questo è quello che adesso ho scoperto, vedete? Guardate qui. Abbiamo interessati qui in questo punto delle resistenze 3 e tutta questa parte qui. Dovremmo pulire per bene per vedere che cosa c'è. Qui era vedete, la lamierina che ho tagliato. In questo punto dove sto indicando col dito, questo pezzo qui è così, però ho visto adesso mentre girovagavo che anche qui, in questo punto qua, ho zoomato troppo, quindi è meglio allargarmi e far vedere anche a voi. Dicevo, anche in questo punto qua c'è qualcosa e anche qui quindi scopriremo la lamierina per poter vedere. Questo sopra l'avete visto, no? Eccolo qui. Guardate che bella chiazza. Questo è un'analisi per capire dove intervenire, perché ripeto, se voi lavorate così lavorerete bene, prima il cervello, poi le mani, quindi prima ragionare, vedere dove stanno i problemi, poi intervenire, non partire subito in quinta, no, andate a contatto con l'ite, plus, battete la scheda nel bagno a ultrasuoni, no, andate a vedere dov'è il danno, vedete se è recuperabile, non fate spendere inutilmente soldi alla gente. Che adesso andremo a vedere qui che cosa c'è. Dopodiché, prima do una pulitina superficiale con uno spazzolino da denti e con liquido. Vediamo se non c'è niente danneggiato, allora conviene intervenire, se no lasciamo stare, diremo al cliente di, come si dice, di buttarlo, di pensare di farlo arrivare nel cestino. Andiamo a togliere la lamierina qui. Beh, questa non c'è bisogno che lo vedete, l'ho fatto vedere prima, è solo un intervento manuale di tronchese e precisione, ok? Ecco qui che ho aperto la lamierina e questa è la zona che vi dicevo. C'è poca roba qui di ossido, comunque c'è, e poi ho visto che anche appena appena ce n'è un po' qui, in questa zona qua. Quindi invece che la parte di sopra, questa scheda madre, stranamente l'ossido l'ha preso dalla parte di sotto. Il rosso, il sensore che riguarda le cuffie e invece l'ossido sta qui, vedete, quasi in questo punto, poco poco anche qui e un po' da questa parte. Bene, tratteremo il telefono, soprattutto questa zona, dopodiché penso che saremo a posto e poter cantare vittoria. Scommettiamo un caffè. A proposito, l'altra volta ho scommesso un caffè, nessuno che mi ha offerto un caffè, mazza quanto siete tirchi, vabbè. Forse non avete il coraggio di offrire, ma insomma, visto che ho indovinato, sto guardando ancora, sapete, io poi sono anch'io un po' tommasiano, se non vedo non credo, questo telefono dovrebbe al 100% ripartire dopo il trattamento. E ci vediamo allora dopo, ok? Abbiamo trattato e pulito la zona, questa, che era tutta completamente ossidata, e come potete vedere abbiamo questa resistenza abbastanza danneggiata, anche questa, quest'altra, qui c'è un condensatore un po' anche lui mangiucchiato, per il resto siamo a posto. Speriamo che quindi queste due resistenze e quest'altra e questo condensatore siano a posto, altrimenti dovremo fare delle microsaldature. Voi li vedete ingranditi perché io ho zoomato, ho allargato a 1900x1200, ma sono come dei semini, cioè se li vedete sembra un pulviscolo. Questo, questo, questo e questo. Questo qui mi sembra, anche se un po' bruciacchiato qui, mi sembra a posto. Vediamo anche la zona di sotto. Ricordate, no? Qui c'era un po' di ossido da queste parti, è pulito, come vedete.
tutta la zona qui è perfetta, e poi c'era qualcosa qui lateralmente in questo qua, questo posto qui, e qui è pulitissimo. Abbiamo due bobine, questi sono condensatori, questa è una resistenza, è tutto ok. Dunque, quindi adesso io cercherò con, ve l'ho già insegnato, la penna a fibre a dare anche qui una pulita per vedere se i contatti ci sono. Con il tester 1, 2 e 3 resistenze cercherò di vedere anche questa, se c'è continuità, se sono buone. E poi speriamo che questo condensatore sia ok. Dopodiché penso che abbiamo finito e il telefono dovrebbe riprendere a pieno regime. Altrimenti bisognerà fare qualche saldatura, quindi contatteremo il cliente perché ci sarebbe una spesa ulteriore. È meglio, andiamo qui dietro che c'è. Qui non c'è nulla di che, no? Sì, volevo vedere anche qui dietro, perché vedete qui è pieno di piccoli componenti. No, lì non c'è arrivata l'acqua, si è fermata solo in questa zona, ma proprio un goccetto, come diceva la signora, quel bicchiere d'acqua maledetto ha provocato un danno abbastanza evidente. Speriamo bene. Allora, siamo arrivati al momento essenziale, ho solo rimontato alla meglio e peggio un po' tutto, è molto volante, come direbbe qualcuno, ma vediamo se abbiamo ottenuto il risultato sperato, cioè se da che non funzionava funziona. Proviamo ad accendere, vedete, e scarica la batteria normale. Se per un po' di tempo è già un buon segnale, prima non dava questo. Colleghiamo al caricabatterie, vediamo se va in carica, sembra di sì, vedete. Aspettiamo un attimino e vediamo se è tutto ok. Se è tutto ok, questo partirà, ci dirà seriale, email e tutto il resto, e i dati soprattutto, perché la signora ci teneva tanto a riprendere i dati che sono all'interno del telefono, verranno recuperati, il telefono dovrebbe funzionare completamente. Abbiamo dovuto anche fare una piccola microsaldatura, ma comunque sono i casi della vita, perché una delle resistenze non era buona, quindi l'abbiamo risistemata con una microsaldatura. Non so come ci si riesca a fare certe saldature, è anche questione di feelings. Beh, sarebbe questione di un'altra cosa, ma comunque. Va bene, ci vediamo tra poco quando parte, quando, ovvero la batteria è carica. Ora ci siamo, il telefono, come vedete, finalmente si è acceso. Siamo a quasi a zero come batteria, vedete quanto è poco, no? Ma comunque, spero che no. Questo telefono sembrerebbe da inizializzare. Peccato se ha perso tutto il contenuto. Ma vediamo, intanto può essere pure di no, eh. Andiamo ad Italia. Sarebbe strano che ha perso tutto il contenuto, ma adesso vediamo. Non dipende da noi, noi non abbiamo assolutamente modificato nulla. La rete wifi, se non collego anche l'antennina, non pensavo servisse, la colleghiamo. Altrimenti ci scordiamo la rete wifi. Allora, ecco qua, adesso forse compare, no? Eccole qui, infatti. Allora, ospite. Connetti. Bene, bene, bene. Attivazione telefono potrebbe richiedere qualche minuto. Dispositivo sconosciuto. Che significa? Per trovare risposta a tutte le domande. Dunque, facciamo una cosa, mettiamo la SIM, micro SIM, e lo colleghiamo al computer, poi vediamo se è ancora un dispositivo sconosciuto. L'ho collegato al computer, ho messo la micro SIM, vediamo adesso se ancora dice dispositivo sconosciuto, ricomincia. Italiano. Accidenti. Possibile che quel pochettino di ossido abbia rovinato questo telefono? Vediamo, allora, attivazione richiede qualche minuto. Si è verificato un problema. Vai al centro assistenza per trovare risposta a tutte le tue domande. Per trovare il centro sembrerebbe danneggiato completamente. Caspita. Possibile quel goccettino di ossido ha distrutto un telefono? Domanda. Sembrerebbe di sì, come vediamo qua, dispositivo sconosciuto, eppure sono andato a vedere
L'IMEI di questo telefono esiste, guardate, eccolo qui, non mi dà l'ICCD della scheda SIM, ma comunque l'IMEI c'è, eccolo qui, 0130, boh, non riesco a capire come mai questa cosa. Proviamo a riavviare. È strana questa cosa, vabbè che la batteria è quasi a zero, ma comunque è stranina. Dovrebbe ricomparire la mela, eccola qui. Poi, scusate, tutto collegato. Perché sarebbe sconosciuto questo dispositivo? Boh, adesso vedremo. Chi la dura la vince. Dunque, la batteria è collegata perfetta. Il connettore anche, è ripartito nel frattempo. Ha vibrato. Vediamo. Dunque, allora, mi fai vedere se conosci. Sì, l'email c'è. Dunque, italiano. Italia. Scegli le due file, ok. Dispositivo sconosciuto. Accidenti. Vedremo se sarà possibile trovare la causa di questo. Sicuramente forse ci è sfuggito qualcosa. Vedremo di capire. Questa è la prima volta che ci compare questo errore, per cui anche per noi di iPhone Assist è una novità. Ci vediamo tra poco. Allora, l'abbiamo riparato, penso, questo telefono. C'era una resistenza che era partita. Abbiamo fatto tutto. Vediamo adesso mettendo la scheda SIM se finalmente funziona. La mia scheda SIM riprova. Se il telefono si attiva, come non la sente? Pronto? Buongiorno? La svegla? La scheda non la sente, possibile? Riprova. Sì, adesso l'ha sentita, cerco. Ah, però vuole attivare l'iPhone con l'ID. Lo facciamo un'altra volta l'ID. Attivo. Ah, mi dice che vuole la password. Aiuto attivazione, che significa? Per attivare è necessaria una password perché il proprietario l'ha utilizzata per fare trova il mio iPhone. Se inserisci, ma che è? Possibile trova il mio iPhone? Allora chiederò alla cliente la password di questo telefono. Comunque, da che non funzionava, adesso funziona, solo che mi richiede la password della cliente e io se non lo so, me lo dirà la cliente. Abbiamo dovuto mettere per la cronaca qui dietro, dove abbiamo trovato l'ossidazione, una piccola resistenza che era saltata. E finalmente adesso il telefono ha ripreso tutte le sue funzionalità, anche la batteria, come vedete, è al massimo, è al top. Quindi questo è un altro caso risolto. Telefono sconosciuto, la prima volta che ci succede. Adesso non è più sconosciuto, ma è conosciuto. Lo attiveremo poi. Grazie alla padrona di questo telefono, oppure lo farà lei. In questo caso quindi era un telefono, un iPhone 4S caduto, anzi nemmeno caduto, stava sul tavolo, ci è caduto sopra un po' di acqua da un bicchiere, lo abbiamo trattato, abbiamo dovuto poi anche rimettere a posto una piccola, ma poi piccolissima resistenza e finalmente, come vedete, ha ripreso completamente le sue funzionalità. Un saluto a tutti voi da iPhone Assist.